Prova. Vai. Prova. Ok. Prego. Eccoci. Scusa, lo chiami? Non c'è qui la cosa per mettere il microfono là? Domanda un po', va. C'è. Vuole tre piedini? Sì. Te lo chiedo. Sì. C'è la figlia di Gemignani, l'ex di Grande Crosseto. Sì, che è venuta al comitato nuovo. Sì. Eccolo, sì. Vuole più alto per la... Sì, un pochetto più alto. Più alto. Ah, vabbè, dai, allora vieni. Sì. Facciamo subito con te, dai, poi... Cari amici, però mi dovete alzare solo. Era stato... No, non riesco. Proprio giù. Okay. Sì. Siamo supportati adesso anche, però non è acceso. Si sente? No, non riesco a parlare, c'è la mia spalla che non funziona bene. Cari amici, io vi ringrazio a nome della Fondazione dell'Alleanza Nazionale, ringrazio tutti veramente di cuore per essere venuti oggi a ricordare insieme a noi due grandi del nostro mondo, Giorgio Almirante e Pino Romualdi. Due personaggi che hanno fatto la storia del nostro partito, due personaggi che resteranno sempre nella nostra mente, nei nostri cuori, due simboli della destra politica italiana e delle generazioni, soprattutto di quelle generazioni che nel dopoguerra credettero che tutto non fosse stato travolto dalla disfatta. Io ho avuto la ventura di conoscerli entrambi, ho avuto l'onore di interloquire talvolta con loro, poi le differenze d'età fatalmente non consentono la dimestichezza, la familiarità,
però ci sono momenti della mia vita che sono stati segnati dai dialoghi, gli incontri, le interlocuzioni con questi due grandi uomini del nostro mondo, che il fato poi ha voluto si congedassero dalla vita in un breve torno di tempo, praticamente insieme. Io ho memoria di quella giornata così densa di emozione, di commozione. Sembrava che il mondo dovesse finire, perché tutto ciò in cui avevamo creduto nello stesso giorno si era dissolto. Poi il loro insegnamento, il loro esempio ha consentito a questa nostra realtà di andare avanti. Diciamo, diventa poi difficile analizzare ciò che è accaduto dopo, ma non è del dopo che dobbiamo parlare di queste due figure carismatiche, di questi due esempi luminosi che resteranno sempre impressi nei nostri cuori. Io ho tanti ricordi dell'uno e dell'altro. Vorrei citare due momenti delle varie interlocuzioni avute sia con Giorgio Almirante che con Pino Romualdi, e riguardano inevitabilmente tutta la mia professione. Io ero un giovane avvocato che era lusingato dal fatto di poter essere ascoltato da personaggi con una storia così illustre e con un ruolo così importante nel mondo in cui credevo. Di Giorgio Almirante mi piace ricordare la conversazione che ci fu dopo la pubblicazione di quel libello, Il Manifesto, Il Fucilatore, tutte quelle storie che ricordate. Quando, diciamo, la più opportuna delle soluzioni era la querela nei confronti di coloro che avevano diffamato. Buona parte di coloro che si occuparono di questa vicenda professionalmente e che ebbero l'onore e l'onere di assumere delle decisioni consigliarono le querele. E si levò una voce dissonante di un giovanotto che non contava nulla, ma che, interpellato in quel contesto, sottovoce disse: ma noi corriamo il rischio che questa nostra iniziativa, per tanti versi doverosa, si infranga contro una pronunzia giudiziaria che certamente non era corretta, ortodossa, aderente alle verità, ma stimolata dai politicanti, avrebbe potuto essere difforme alle nostre aspettative. E lo dissi, sostenendo che invece una corale manifestazione avrebbe potuto forse rendere più, come dire, evidente, più partecipata e meno problematica negli esiti l'iniziativa di protesta che doverosamente bisognava assumere. Venni zittito. D'altronde io non avevo titoli particolari per parlare. I soggetti che assunsero quella decisione erano veramente grandi avvocati e si mossero secondo i protocolli imposti dalla situazione. E lo fecero in maniera mirabile, lo fecero con l'autorevolezza che avevano, ma era inevitabile l'esito. Io ricordo la conversazione successiva con Giorgio Almirante, quando poi l'esito si realizzò, si appalesò, e lui mi disse: ma lo sai che forse avevi ragione tu, se mi avessero messo una medaglia al valore quel giorno io sarei stato meno lusingato. Di Pino Romualdi ho un altro ricordo, un ricordo che coinvolge anche una terza persona, che era stato travolto dalla vita, un amico di tutti, non farò il nome. E Romualdi mi chiese di occuparmene.
Mister, lo devi seguire con affetto, con disponibilità, è un nostro camerata, ha commesso degli errori, deve essere tutelato. Il senso dell'appartenenza, io ecco trassi da queste parole, non, al di là della banalità della vicenda, trassi dai toni accorati con i quali mi parlò, dalle espressioni del viso, proprio questa consapevolezza dell'appartenenza. Chiunque apparteneva al nostro mondo doveva essere tutelato. E non aveva nessuna importanza se qualche errore fosse stato commesso. Bisognava tutelarlo, bisognava individuare quegli aspetti buoni in una vicenda particolare che potevano giustificare, seppur in parte, delle condotte atipiche, usiamo questa espressione. Ecco, mi colpì questo discorso di Romualdi, mi colpì l'accento, mi colpì il tono. Era accorato, non era nulla di particolare. Un uomo che aveva vissuto le sue esperienze, un uomo che aveva attraversato momenti drammatici, un uomo che aveva rischiato ben altre sanzioni che non quelle piccole sanzioni che avrebbe potuto subire l'amico comune. Qualche anno dopo, un mio amico che era stato insieme a lui ospite a Novara di un grande hotel di Novara nel dopoguerra, mi disse, questo è un signore che poi ha vissuto una sua vita professionale in altri contesti che non quelli politici, se ricordo la dignità con la quale viveva momenti drammatici e come ci incoraggiava a fare altrettanto. E in fondo Romualdi ha incoraggiato a mantenere dritta la schiena tutti sempre. Ecco, di loro si possono dire tante cose. Io ho voluto portare piccole testimonianze che riguardano la mia frequentazione di giovane militante rispetto a due giganti della nostra storia. Piccole cose che mi hanno però sempre riempito di emozione. Piccole cose che mi hanno riempito di emozioni. E ho voluto ricordarle qui, in questo nostro luogo, deputato al ricordo, deputato alla memoria, deputato a che resti sempre in peritura l'immagine, la memoria, il ricordo di coloro che ci hanno preceduto e che hanno rischiato, combattuto, hanno creato quello che è stato poi il nostro presente, senza immaginare mai che il nostro presente poteva essere così articolato e complesso come è stato. L'almirante che si reca ai funerali a rendere omaggio a Berlinguer insieme a Romualdi, l'ammirante Romualdi che vanno a rendere omaggio al nemico caduto, il nemico caduto, non il contraddittore. Beh, sono gli uomini che noi dobbiamo rammentare, uomini che avevano chiaro il concetto del rispetto per tutto, uomini che sapevano che nel momento in cui si fosse conclusa una fase bisognava rendere omaggio alla coerenza, all'intelligenza, agli ideali di chiunque. Ecco, ed è con questa immagine, nel momento in cui noi ricordiamo Almirante e Romualdi, i giorni non sono proprio così, ma insomma, nel momento della loro morte, io voglio ricordarli in quella circostanza, quando andarono a rendere omaggio rispettoso all'avversario che finiva, che concludeva la sua esistenza. Questa è la dignità di chi assaldi i propri principi e non teme che i propri principi possano essere intaccati per un gesto di generosità nei confronti dell'avversario. Qui, in questi momenti, in questi comportamenti, ci sono Giorgio Almirante e Pino Romualdi.
nei nostri cuori resteranno così per sempre. Credo giustamente che non va spiegato il motivo per il quale oggi ci troviamo qui. Però vorrei puntualizzare due aspetti. Questa è la quarta manifestazione che, grazie all'impegno della Fondazione, al patrocinio della Fondazione, abbiamo fatto in questi locali. La prima è stata per i ragazzi di H. Larenzia, e poi il dibattito per la giornata delle foibe. Quindi il confronto forte sul terrorismo rosso, per la prima volta un dibattito a più voci fatto da uomini di destra e da uomini di sinistra. Questa sera c'è qui tanta gente, tanti amici, spetta a me volerli ringraziare a nome della Fondazione e a nome di Realtà Nuova, Zaccheo, Berzelli, Mazzone, Alemanno, De Lorenzo, Teodorani, Bertucci, Marina Romualdi, Lia Bracci, Marina Buontempo, l'editore Lucarini, Mollicone della segreteria generale dell'UGL, Luca Romagnoli che è stato parlamentare europeo, tutti amici che hanno voluto essere presenti a questo incontro e approfitto di questo incontro per ricordare che domani la Fondazione Giorgio Almirante, come ormai tradizione, terrà la messa in ricordo di Giorgio Almirante nella piazza che gli era più cara, Piazza del Popolo, nella Chiesa degli Artisti, domani alle ore 19. Avrete visto già il manifesto fatto affiggere per Roma che ha voluto ricordare l'impegno e il saluto degli attivisti missini, dei missini romani per Giorgio Almirante. Io mi permetto di consegnare l'insieme dei nostri distintivi, la prima fiamma del Movimento Sociale Italiano, con la fine dell'emblema di Alleanza Nazionale. E lo voglio consegnare per questo ricordo di questa nostra manifestazione al presidente della Fondazione, a Peppino Valentino. L'altro va ad Alberto Baldoni, uno degli oratori che abbiamo utilizzato in tutte le nostre manifestazioni di questi ultimi mesi, ad Alberto Baldoni. E a Massimo Magliaro, che ci è stato sempre vicino nelle nostre iniziative, con i suoi consigli e con la sua conoscenza non solo delle persone ma degli argomenti che abbiamo trattato. Qui troverete la prima fiamma del Movimento Sociale Italiano, quella che ha la base nera, poi dopo gli anni sono passati e i simboli sono cambiati. Poi c'è l'insieme, certo, nera, la prima è quella, perché era la barra, lo vedete anche nel manifesto che abbiamo affisso, quindi il terzo di questo trittico di ricordi a Massimo Magliaro. E poi cedo subito la parola, mi sembra, ad Alberto Baldoni, che incomincia il suo ricordo e dell'impegno politico degli amici, quindi a Magliaro e agli altri amici, grazie. Innanzitutto grazie di essere intervenuti a questa manifestazione. Ha detto bene Peppino Valentino, che ringraziamo per la sua, anzi ringraziamo Peppino Valentino e la Fondazione per la disponibilità del salone che dà la possibilità di svolgere questo tipo di manifestazione. La Repubblica Sociale Italiana
o provenivano dai campi di prigionia o erano ex combattenti. E poi il destino, come ha ricordato Valentino, che sono scomparsi ambedue a poche ore di distanza nel maggio del 1988. E guardate, avevano quasi la stessa età. Sono morti giovani, perché oggigiorno bisogna dire, anche se io sono più anziano, sono morti giovani. Se voi pensate che Romualdi è un anno più vecchio, cioè Marina qua presente, più vecchio di Almirante, era nato a Predappio nel 1913 e invece Almirante nel 1914 a Salso Maggiore. Fa caldo, lo so, io spero che mettano l'aria condizionata, io capisco, state tutti sventolando. La loro morte, caro Valentino, ha segnato la fine del postfascismo, non del neofascismo. C'è qualche storico, probabilmente in malafede, che continua a parlare anche oggigiorno di neofascismo, movimento sociale italiano, neofascismo, ma nessuno pensava, né Almirante né Romualdi avrebbero mai pensato di fare un partito neofascista. Neo vuol dire nuovo, il fascismo era considerato da entrambi un fenomeno storico magari da studiare, ma non un fenomeno storico che poteva essere rinnovato. L'hanno escluso sempre, sin dai primi documenti. Hanno combattuto entrambi, sono stati volontari di guerra, e tutti e due, uno in Africa settentrionale e un altro in Africa orientale, sono stati decorati entrambi nei teatri di guerra e hanno aderito entrambi alla Repubblica Sociale Italiana, rivestendo poi degli incarichi abbastanza delicati. Romualdi prima fece il direttore della Gazzetta di Parma e poi addirittura fu nominato vice segretario del Partito Fascista Repubblicano. E c'è un libro bellissimo di Romualdi, Il fascismo repubblicano, dove lui narra le ultime ore del tracollo del fascismo della Repubblica Sociale Italiana nel Nord. Le ultime ore proprio sono descritte, perché non solo erano politici, ma erano anche scrittori, giornalisti di razza, laureati entrambi. Erano due colossi della cultura, due colossi della cultura, Valentino. Due colossi della cultura, non erano soltanto dei politici. Io voglio citare, ho preso proprio questi appunti, pensate che oggigiorno politici, io voglio, vorrei sapere quanti politici possono a un certo punto avere dalla loro i libri che hanno scritto questi due grossi personaggi. Almirante ha scritto Il Movimento Sociale Italiano, coautore Francesco Palamanghi Crispi, nel 1958. Processo al Parlamento nel 1968. Autobiografia di, una fucila, di un fucilatore nel 1974. Roberto Brasiac nel 1979. Processo alla Repubblica nel 1980. Almirante nel 1952 è diventato direttore, perché erano anche giornalisti, del Secolo d'Italia e poi successivamente è diventato direttore del Secolo d'Italia. Romualdi ha scritto L'ora di Catilina nel 1962, è un libro fondamentale, proprio un libro eccezionale, dove adesso dell'ora di Catilina lui racconta. È stato l'artefice, Romualdi, pur essendo latitante, l'artefice poi dell'amnistia. Romualdi è quello che ha finto, lo scrive anche nell'ora di Catilina, di essere, si chiamava il presidente del Senato, no? Ha finto di essere alla guida dei FAR o delle SAM, dei gruppi clandestini, ma lo faceva per uno scopo, per cercare di pilotarli. E di a un certo punto lo scrive nell'ora di Catilina di quasi ricattare i partiti antifascisti. State attenti che se per caso noi, voi continuate questa strada di odio, di prevaricazioni e di violenze, noi a un certo punto, io a un certo punto lascio liberi questi qua. Tant'è vero che poi ci sarà l'amnistia. E lui lo racconta in questo libro.
Dossier 25 luglio 1943 nel 1978, fascismo repubblicano nel 1982. Dopo il suo arresto, che era latitante, avvenuto a Roma 7 marzo 1948, uscito dal carcere, 3 anni e mezzo di carcere ha fatto Romualdi, era, ha diretto lotta politica fino al giugno 1953, ha diretto il popolo italiano dall'ottobre 1956 al novembre 1957, e direttore del Secolo d'Italia proprio nell'ultimo anno della sua esistenza. Sul piano culturale, io, per quanto riguarda Romualdi, devo segnalare la fondazione di una rivista mensile, L'Italiano, nel 1959, che divenne un formidabile laboratorio di idee, di dibattiti, approfondimenti culturali, sociali e politici. Una rivista, altro che web, che parlano oggi di rete, internet e compagnia bella. I suoi collaboratori, Evola, Franco Petronio, Gian Accame, Fausto Belfori, Adriano Romualdi, il figlio di Pino, che è morto purtroppo in un drammatico incidente stradale nell'agosto 1973. Appena fondato il partito, Almirante Romualdi hanno compreso che seguire la strada intrapresa, che voleva continuare a combattere in clandestinità, sarebbe diventato un fallimento per il partito. E tant'è vero che il primo segretario della giunta esecutiva, che era Giacinto Trevisonno, che voleva continuare questa strada, fu messo di sparte e Almirante, di fatti, divenne immediatamente il segretario della giunta esecutiva. Perché? I primi documenti del Movimento Sociale Italiano, uno in particolare, è quello che è invita alla pacificazione tra gli italiani. Perché Romualdi e Almirante avevano compreso, adesso devo parlare di questo, non posso parlare di tutti gli altri fondatori, no? Avevano compreso che continuare questa strada, dall'altra parte c'è la Volante Rossa. La Volante Rossa erano i partigiani che volevano continuare la guerra civile, che erano capitanati all'oscuro eccetera da Pietro Secchia. Loro volevano continuare la guerra civile, tant'è vero che la Volante Rossa fu protagonista di efferati omicidi, tra cui quella di Franco De Agazio, che era il direttore del Meridiano d'Italia. Poi omicidi in Lombardia e omicidi in Emilia. Quindi va dato merito a Romualdi di aver perseguito l'amnistia, che poi è riuscita a perseguire. Pensate che quando viene emanata l'amnistia, sapete chi era ministro della giustizia? Era Palmiro Togliatti. Palmiro Togliatti, pensate che file, che trattative diplomatiche eccetera ha fatto Romualdi, e migliaia e migliaia e centinaia di fascisti perseguitati che stavano in campo di concentramento, in prigione, ripresero la libertà. Che cosa va dato merito ad Almirante? Almirante è quello che, mentre Romualdi stava in clandestinità e tesseva le file per raggiungere l'amnistia, Almirante è quello che ha organizzato il partito. L'organizzazione territoriale, ma noi ce la sogniamo l'organizzazione territoriale che allora aveva il Movimento Sociale Italiano. Sorgevano le sezioni addirittura nei piccoli paesi sperduti. Io ho ritrovato nell'archivio centrale dello Stato, nei carteggi riservati del Ministero dell'Interno, segretario, perché la polizia a un certo punto faceva le indagini, segretario della sezione di Pinco Pallino è stato nominato Tizio e Caio. L'abitazione funge da sezione dell'MSI, addirittura all'inizio del 1947, una capillare organizzazione territoriale che noi dovremmo avere anche adesso, Peppino Valentino, organizzazione territoriale. Non solo, è un'organizzazione territoriale che ha permesso al Movimento Sociale Italiano, non dobbiamo dimenticarcelo, di salvarsi nel 1976 quando c'è stata la scissione di Democrazia Nazionale. Se non ci fosse stata quella capillare organizzazione, le sezioni, Almirante era diventato un apostolo, andava, girava le sezioni insieme a Romualdi, eccetera, perché altrimenti sarebbe crollato tutto il partito. Se pensate a quella scissione, 2/3 della classe dirigente del partito se ne andarono, quasi tutti i senatori, quasi tutti i deputati.
quasi tutta la classe dirigente del partito se n'è andata con la scissione del 1976. E poi per proiettare il partito all'esterno c'erano le circolari interne, le prime circolari interne a ciclo Sile, poi vengono stampati i giornali parlati, i manifesti murali. E devo ricordare a questo proposito l'opera veramente indiscussa di Mario Cassiano, che era tra i principali collaboratori di Giorgio Almirante. Democrazia interna al partito. Ho detto, loro hanno detto, fascismo è un capitolo chiuso. Neofascismo non esiste, nel cervello di alcuni, caro Massimo Vogliano, esiste ancora il neofascismo. Democrazia interna al partito. Congressi, pensate, dal 1948, quando viene celebrato il primo congresso del partito a Napoli, e viene nominato ovviamente Almirante, fino al 1995 sono stati effettuati 18 congressi del partito, fino a 18, dove era viva la dialettica interna. Quando qualcuno parla, ah sì, però Almirante, ho letto adesso un libro, il titolo di un libro, molto discutibile, Federico, titolo del libro, sì, Almirante era indicato come il capo, il leader della sinistra del partito, Romualdi era indicato come il capo della destra, eccetera, Michelini del centro, però erano situazioni convergenti, andate a vedere bene la vita e l'opera. Quindi i primi documenti, congressi, democrazia all'interno, sezioni, c'erano, voi siete più anziani, ve lo ricordate, all'interno delle sezioni che c'erano? C'erano le elezioni, discussioni interne, elezioni dei delegati. I delegati andavano al congresso provinciale, altra dialettica interna, altri scontri, la sinistra, la destra, il centro, i rautiani, non i rautiani, eccetera. Congresso nazionale, democrazia interna. Democrazia, questo ha rispettato il Movimento Sociale Italiano. Senza ombra di polemica. Se pensate che Alleanza Nazionale dal 1995 a Fiuggi, quando è stato sciolto il partito, fino al 2009 e ha dato vita quindi al PDL, ci sono stati svolti solo tre congressi rispetto a 18 che erano stati svolti dal Movimento Sociale Italiano. Congresso è... Allora, principali tappe, vado velocemente per cedere la parola a Massimo Magliaro. Milano 1956, il congresso importante. Perché è importante? Importante perché vince la corrente di Michelini, sostenuta questa volta da Romualdi, e vince contro la corrente di Almirante e della sinistra, capitanata da Massi. In quella circostanza Ordine Nuovo, quindi una bella fetta del partito che era capitanata, voi sapete, senz'altro da Pino Rauti, dopo il congresso esce dal partito. Genova, 1960. Allora, dall'inizio Michelini, che è stato a un certo punto l'anima anche del partito sotto questo punto di vista, tra i fondatori del partito, era uno che non era stato invischiato nella Repubblica, non aveva partecipato alla Repubblica Sociale Italiana, aveva rivestito un piccolo incarico nel Partito Fascista Nazionale. Michelini aveva sempre perseguito l'inserimento nel sistema. Inserimento nel sistema, ma non era inserimento nel sistema a un certo punto per far parte del sistema, il sistema per condizionarlo. Allora il congresso di 1960 è una tappa fondamentale a cui aderiscono tutta la classe dirigente, se non erro è soltanto Beppe Nicolai che si oppone a un certo punto a questa svolta di Genova. Genova avevano addirittura preparato una mozione dove c'era scritto testualmente si rispetta il sistema democratico parlamentare. Perché? Perché allora nel 1960 il Movimento Sociale Italiano era determinante per appoggiare e sostenere il governo monocolore di Tambroni, e lì i liberali hanno sbagliato.
perché il Movimento Sociale Italiano chiese ai liberali di sostenerli in questa lotta, i liberali si sono tirati indietro, il Movimento Sociale Italiano è rimasto isolato. Semmai è stato fatto un errore la scelta purtroppo di Genova come sede del partito, a parte il fatto che qualcuno ha osservato che anche Milano era medaglia d'oro dell'assistenza, c'era stato il congresso nel 1956, non era successo niente. Perché nel 60 c'è questa violenza? Perché Moro aveva e Fanfani avevano già preparato, c'è un congresso del 1957 della Democrazia Cristiana che approvano l'apertura a sinistra, quindi già la Democrazia Cristiana aveva approvato, e c'è una lotta contro Tambroni, non tanto contro il Movimento Sociale quanto per rovesciare Tambroni. Badate bene che poi Tambroni era stato designato da Gronchi, che era un uomo della sinistra della Democrazia Cristiana. È un pretesto, inizia purtroppo un periodo di isolamento del Movimento Sociale Italiano e l'apertura a sinistra. Nel 1963, se non sbaglio, Nenni entra addirittura nel governo come vicepresidente del Consiglio, c'è quindi questa apertura a sinistra. 69, muore Michelini, il comitato centrale del partito, non il congresso dopo, il comitato centrale del partito, data la morte improvvisa, poveraccia, improvvisa non tanto, perché Michelini muore soltanto a 61 anni, colpito da un tumore, e il comitato centrale elegge Almirante segretario del partito. Gli anni 70, voi sapete quello che è successo negli anni 70, quindi Almirante e Romualdi devono far fronte agli anni di piombo. Nel 69, autunno 69, scoppia la bomba a Piazza Fontana. E allora che cosa succede? Dopo la bomba di Piazza Fontana, il Movimento Sociale Italiano viene travolto dalle polemiche, perché prima avevano dato la colpa agli anarchici, poi viene data la colpa alla destra. A un certo punto il Movimento Sociale Italiano viene a essere isolato e quasi incolpato di questa bomba. Gli anni, quindi, sono gli anni 70, ho già parlato della scissione di Democrazia Nazionale, dolorosa scissione, e poi vengono gli anni 80, in modo che chiudo. Gli anni 80, 1980, ricordatevi quello che è successo, non solo la bomba alla tipografia del Secolo d'Italia, il 7 marzo, non so se tu stavi al Secolo d'Italia nell'80, quando scoppia una bomba, ricordo che anch'io stavo lì, tutto a un tratto, viene giù tutto il lucernaio, i vetri e compagnia bella, e vengono feriti gravemente due tipografi del Secolo. Quello è un primo atto. Nel 12 marzo c'è l'assassinio di Angelo Mancia, che era un fattorino del Secolo d'Italia. Se pensate che in questo periodo, negli anni di piombo, fino al 1984, che c'è la morte del poveraccio di Paolo Di Nella, sono stati ammazzati 21 militanti missini. Cozzi, 21 militanti missini sono stati uccisi in questo periodo. 21 militanti missini. 2 agosto la bomba alla stazione di Bologna, sapete tutto quello che è successo, le polemiche nei confronti nostri, tant'è vero che nel 1981, Magliaro se lo ricorderà, non so se eri già capo ufficio stampa tu di Almirante, c'è la petizione per la pena di morte, ci sono polemiche anche all'interno del partito, è un passo che fa Giorgio Almirante sotto questo punto di vista. 83, come ho detto, è la morte di Paolo Di Nella, l'ultimo ragazzo assente, e poi arriviamo nel 1987, il congresso di Sorrento, io non entro in merito, dove Almirante e anche Romualdi sostengono la candidatura di Fini, e Fini diventa segretario del partito. Un ricordo, posso dire un ricordo personale. Io ho avuto numerose polemiche specialmente con Almirante. Con Almirante, però, io ricordo quando telefonava, non c'è bisogno, oggigiorno andate a fare col cellulare, chiamate un po' un deputato di adesso. Io telefonavo ad Almirante,
segretario, le devo parlare. Almirante, la Balduina mi fissava l'appuntamento e andava a parlare, gli esponevo i problemi che c'erano. Ad Almirante, era un uomo alla mano. Romualdi, ho una stima e un affetto grandissimo, perché poi negli ultimi anni mia sorella è stata segretaria particolare di Pino Romualdi, quindi sentivo da mia sorella e mi raccontava le vicissitudini di quest'uomo che era ammalato da tempo. E c'è un episodio che a me mi ha molto colpito, che Almirante disse, c'è la testimonianza, peccato che non sia presente Gennaro Malgeri, a Gennaro Malgeri gli disse: Pino, mi dovessi fare un articolo dove annunci la mia morte perché io sto morendo, eccetera. E Romualdi disse: a me lo dici che sto morendo pure io. Ecco, questo vi voglio raccontare. Raccontare, sì, poi Romualdi è morto, però Almirante Malgeri mi ha raccontato questo episodio, che gli disse: tu dovessi fare un articolo, eccetera, che mi ricorda perché io sto per morire. Romualdi stava malissimo da mesi, me l'ha detto mia sorella, si era operato in Germania, eccetera. Sono due uomini grandi, due grandi uomini che noi... sono un esempio. Io, per esempio, voglio soltanto finire con una cosa, che sono presenti qua sia Carlo Cozzi che Lello Della Bona, che stanno dando vita a un'associazione, credo il Cenacolo si chiama, e dice, c'è uno slogan in questo: un giovane che ignora il proprio passato non può avere un domani. E noi, se non ricordiamo questi giganti, nostri giganti, se non ricordiamo la storia del partito, ma che cosa insegniamo ai giovani? Che cosa siamo? Che facciamo la fine del Partito Democratico? Non so, carne né pesce, non si sa questo partito che cos'è? Non si sa, vogliamo fare la stessa fine? Allora io spero, caro Carlo Cozzi e caro Lello Della Bona, che questo slogan sia raccolto dai più giovani. Vi ringrazio dell'attenzione. Saluto e ringrazio Giuliana De Medici, che è qui con noi, e l'appuntamento, ho detto, è domani sera in Piazza del Popolo per ricordarlo con una santa messa, Giorgio Almirante. Grazie. Grazie innanzitutto ad Alberto, che io lo voglio ridire qui davanti a tutti noi, voi, considero, non dico l'unico, autorizzato a parlare della storia del partito, perché è un argomento che è trattato da tante persone in questo periodo, va molto di moda parlare della storia dell'MSI o della destra genericamente italiana, ma credo che nessuno come Adalberto, proprio per il suo percorso dentro il partito, da quando era dirigente della Giovane Italia fino a tutto il resto, sia in grado di farlo mescolando la ricerca documentaria che lui ha fatto in maniera, e continua a fare in maniera molto, molto insistita negli archivi di Stato e così via, con quello che si chiama il vissuto. Il suo modo di raccontare la storia del partito non è un modo asettico, non è un modo notarile, non è un modo freddo, è il modo di chi c'è stato, chi ha visto quelle facce, ha visto quelle situazioni drammatiche, tragiche, quando facevi riferimento ai 21 caduti nostri giovani, ma anche alle cose belle che sono state create da questo partito. Quindi grazie veramente sentitamente per il lavoro che stai facendo, perché è un lavoro di ricostruzione storica che nessuno ha fatto in Italia mai. Non voglio dire che puoi sembrare il De Felice del neo post-fascismo, ma sicuramente se De Felice ha raccontato con dettagli insuperati la vicenda storica del fascismo e di Mussolini, beh, sicuramente se c'è un corredo di opere di carattere storico che riguardano il dopo, questo dopoguerra, bisogna fare ricorso a te prima che ad altri. Io voglio, tu hai raccontato a grandi linee ovviamente la storia di questo partito che è durata 49 anni e ha lasciato un'eredità fatta di grande dignità, di grande orgoglio, di grande fierezza, un partito che soltanto in alcuni casi locali
ha toccato le leve del potere, ma sono stata sempre fuori del potere, ha cogestito, non mai direttamente o da solo, in maniera monopolistica, diciamo così, ha cogestito città come Roma, Napoli, Bari, Benevento, Catania, eccetera, ma si dà il caso che non ha mai fatto trovare nessuno dei suoi rappresentanti eletti dal popolo, amministratori, con 5 lire in tasca. Vorrei qui rendere omaggio a uno dei tanti di questi amministratori che è nato da quella scuola lì, la scuola di Crolla Lanza, la scuola degli Ezio Maria Grai e così via, di Dino Grammatico, che ci ha lasciato 3 giorni fa. Biagio Pace, l'ex presidente della regione Abruzzo, che è stato un uomo legatissimo alla sua terra, che ha gestito in maniera mirabile, è stato anche parlamentare per una legislatura e ha lasciato all'unanimità un cordoglio nella regione Abruzzo, che significa come quell'eredità, quella scuola pubblica di governo della cosa pubblica che aveva lasciato la MSI continua a dare frutti e lezioni. Ma veniamo a Almirante Romualdi. Io lo dico con molta franchezza, tu Alberto l'hai detto poco fa in maniera sfumata, lo dico in molta franchezza, anch'io non sono d'accordo con il titolo di quel libro, Destre Parallele. L'ho detto a Federico Gennaccari molto affettuosamente, molto amichevolmente, perché questi due personaggi, Almirante Romualdi, di parallelo non avevano assolutamente nulla. Erano due persone che si integravano in maniera mirabile, mirabolante. Romualdi ha inventato il partito, ha inventato un partito che non esisteva e lo ha inventato in un momento in cui c'era una dispersione tra clandestinità, prigionia, insomma, tutte le vicende che sappiamo del nostro mondo che era uscito da una doppia sconfitta, da quella della Seconda Guerra Mondiale e da quella della Guerra Civile. Poi Almirante, integrando l'opera di Romualdi, il partito lo ha fatto, facendo il pellegrino in giro per l'Italia, come opportunamente ricordava ad Alberto poco fa. E per dire queste cose, con le mie parole che non contano nulla, mi dovete permettere di leggere una citazione di uno che è stato uno dei più stretti collaboratori di Pino Romualdi agli inizi della vita politica, Luigi Battioni, il quale ha scritto un libro che io considero fondamentale, non tanto per quanto riguarda le notizie, che pure sono, lo integrano, lo completano, ma per l'atmosfera che lui ha ricostruito dei primi anni di vita del partito. Parliamo degli anni in cui Pino Romualdi era un signore che clandestinamente incontrava questo mondo e quell'altro nei portoni, nei bar, per le strade, soprattutto qui vicino nella Galleria Colonna, e Almirante era uno che andava per fare 2 lire, andava a vendere, si arrabattava come poteva arrabattarsi un perseguitato, un clandestino. Battioni dice nel suo libro, che è intitolato Memorie senza tempo, pubblicato da Gennaccari nel 2009, Romualdi era essenzialmente realista, Almirante idealista. Per Romualdi il passato era storia, per Almirante la radice su cui infuturare il nostro destino. Per Romualdi bisognava guardare avanti al giorno successivo. Per Almirante la politica era convincimento alle idee, un grande negozio aperto al pubblico, perdona Giorgio la non felice metafora, richiamato il pubblico dallo scintillio delle vetrine. Per Romualdi un rivolo d'acqua che scende dalla montagna ed assume il suo percorso adattandosi e sfruttando i rilievi del terreno, permeandolo tanto da renderlo stabile, allargandosi nel pianoro fino ad assumere consistenza prima di protendersi a valle. Per Almirante i principi dovevano essere presenti ed attivi sempre ed in modo particolare sui grandi temi. Per Romualdi la nostra posizione era controcorrente e la presenza costante su temi dagli altri trascurati e respinti non aiutava, perché la politica non è, per Romualdi, solo contrapposizione. Per Almirante il partito era un fortino nel quale difenderci ed attaccare. Per Romualdi una casa aperta ed il colloquio allargato a tutti e mantenuto possibilmente continuo. Ad evitare equivoci, Romualdi amava dire con orgoglio, quante volte ce la siamo sentita dire questa frase che, e chissà quanti di noi l'hanno capita perfettamente bene, amava dire con orgoglio: conosco l'indirizzo di casa mia. E a volte aggiungeva
nessuno può avere la presunzione e l'arroganza di ricordarmelo. Erano due persone che marciavano assolutamente insieme, perché questa presunta divergenza di toni, di maniere, di modi di fare, era in realtà una convergenza su un'idea fondamentale del partito. E Marina Romualdi, di cui ho letto soltanto questa mattina, me ne scuso, un'intervista che è detta in occasione della mostra di cui qui abbiamo i residui per i 70 anni del partito, un'intervista in cui ha ribadito che tra i due c'era un affetto, una stima reciproca, una dialettica che convergeva sempre verso l'unità. Potevano anche trovarsi su sponde diverse in fase congressuale o precongressuale, ma mai, mai sono arrivati al momento di rotture non solo umane ma anche politiche e ideali tra di loro. Quando Almirante nel 69 viene eletto segretario del partito dal Comitato Centrale dopo la morte prevista, ma sicuramente più rapidamente arrivata di quel che si pensava, di Michelini, Almirante nella prima direzione importante del partito, che è quella del luglio successivo, quindi a poco, a un anno quasi dalla distanza della nomina, delinea una politica che è una politica d'accordo con Romualdi. Dice queste parole, parliamo della direzione nazionale del 25-26 luglio del 70, la battaglia non si vince e non si conduce senza di noi, ma da soli non la possiamo condurre e tantomeno vincere. Guardate quanta eco c'è in queste parole di quello che Battioni diceva di Romualdi poco fa. Sono le stesse identiche cose. Essere disperatamente noi stessi significa incontrare gli altri sulla buona strada. Un partito, continua Almirante, deve essere un modulo sociale per poter esercitare una forza di civile attrazione. Questi ci sembrano essere lineamenti morali e politici di una destra che conta. Che sia tale, che conta, che sia tale perché è capace di sintetizzare nel trinomio Stato, Nazione, Lavoro l'idea che ci muove e la civiltà che in essa si esprime. Sono parole molto importanti che sono il frutto di questa convergenza unitaria, soprattutto tra Almirante e Romualdi. Nel 79, è un'altra citazione molto breve che faccio, c'è una bellissima, interessantissima tribuna politica di Almirante, a scissione consumata. Gli chiedono, ma se il MIS non fosse mai esistito, come sarebbe l'Italia di oggi? Lui risponde, sarebbe totalmente diversa per quattro ordini di idee, morali, perché siamo nati per dare dignità a un popolo di vinti, ma non per fare le vendette, ma per rivendicare giustizia per gente che era stata emarginata, punita, perseguitata, epurata. Politiche, perché un personaggio, cita per esempio De Gasperi, non avrebbe fatto lo sbarramento anticomunista che lo portò nel 48 ad avere i voti che prese la Democrazia Cristiana, perché c'era lo spauracchio di una destra che poteva essere lei il fronte anticomunista. Istituzionali, perché nessun partito come l'MSI nella sua storia, dall'atto fondativo che sta affisso in quella parete lì in fondo, ha mai predicato per tutta la sua vita l'esigenza di riformare le istituzioni. E qui vorrei spendere due piccole parole sull'oggi. Proprio l'oggi, non sappiamo cosa sta avvenendo al Quirinale, almeno io non lo so, mai come in questo momento lo spettacolo di decadenza politica che sta avvenendo dalle forze politiche, dal Parlamento, dalla Camera, dal Senato, da questa ultima elezione, ma anche dalle elezioni precedenti, impone l'esigenza di rinnovare le istituzioni. E ha fatto bene, secondo me, Giorgia Meloni questa mattina su Libero a ricordare che il patrimonio innovativo che ha lasciato in eredità Almirante, ma anche Romualdi, è quanto di più attuale ci possa essere. E anche motivazioni di carattere internazionale, perché un paese come l'Italia, al centro del Mediterraneo, che nel 48 si dota di una prima rappresentanza parlamentare di destra, anticomunista, nazionale o nazionalista, sicuramente ha contribuito a fare in modo che lo scenario strategico del Mediterraneo andasse in un certo modo piuttosto che in un altro. Gli chiedono perché non sciogliere l'MSI. La risposta di Almirante è fulminante, perché abbiamo radici profonde nella storia nazionale e rappresentiamo valori e interessi che gli altri non rappresentano.
Immaginate, chiudete gli occhi un attimo e immaginate davvero se l'MSI non ci fosse stato, questo discorso chi avrebbe potuto farlo? Gli interessi, i valori, le idee, i progetti, le attese di un mondo come quello a cui ci richiamiamo noi, chi li avrebbe potuti interpretare? E su, per quanto riguarda l'isolamento, e torno quindi alla convergenza tra Almirante e Romualdi, nella stessa tribuna politica gli chiedono: ma lei in questa maniera guida un partito isolato e quindi l'isolamento non produce nessun risultato, a parte la solita discussione per cui in democrazia l'opposizione conta contro il governo perché ha una funzione di controllo. Almirante dice: non cerco affatto l'isolamento, ma voglio contare senza dover rinnegare nulla né restaurare nulla, che non è, attenzione, non è una frase facile da ricordare, perché De Marsani, c'è qualcuno, Pinuccio Tatarella diceva che era stato in realtà Moravia a inventare questa frase, nipote di De Marsani. Ma in questa frase c'è la sintesi di quello che aveva detto Battioni a proposito di Romualdi prima. Io ho voluto citare questo arco di tempo molto lontano proprio per far capire quanto il percorso tra i due, al di là della dialettica, della tattica interna di partito o altro, sia stato sempre un discorso convergente, unitario, altro che parallelo. Basta ricordare che cosa? Che l'appello che Almirante fece per sconfiggere la scissione ha trovato Romualdi a fianco di Almirante. Quindi l'immagine, lo stereotipo di un Almirante moderato, di un Romualdi moderato, entrista, per dirla col linguaggio sessantottino che oggi è tornato di moda, rispetto a un Almirante isolazionista, è totalmente falso, è totalmente menzognero. Erano due persone che lavoravano in maniera assolutamente convergente verso gli stessi obiettivi. Tra di loro c'erano sicuramente sensibilità diverse. Nessuno può negare, questi sono fatti noti, facili da capire. Ci sono però degli argomenti, dei temi di fondo della vita del partito, delle costanti della vita del partito che hanno fatto trovare sempre i due assolutamente al fianco. La pacificazione nazionale. Permettetemi di raccontare un piccolo episodio che mi ha visto onorato testimone. Io ho assistito a un pezzo di una, così come ho assistito alla pagina di storia di Almirante che rende omaggio alla salma di Berlinguer e anche agli altri incontri, ai quattro incontri di Almirante con Berlinguer, ho assistito casualmente una volta a Strasburgo ad un incontro, era l'ora di pranzo, la colazione, andammo a mangiare in un locale, e mi ricordo un ristorante, niente di che, ma insomma era tutto verde fuori, verde chiaro, e mangiamo, mi ricordo che Romualdi mangiò, gli piacevano tanto, lo stinco, jarret de porc. E sapete chi eravamo? Perdonate se ci metto eravamo. C'era Romualdi, c'era Almirante, c'era il sottoscritto e c'era Paglietta. E io ho assistito a una pagina di storia, perché c'era il capo della resistenza vera, il capo vero, meglio, della resistenza comunista, con il vice segretario del Partito Fascista Repubblicano e il capo dei neofascisti, come qualcuno, che dialogavano tra di loro in maniera amabilissima, in un pranzo assolutamente tranquillo e sereno, non voglio dire tra vecchi amici, perché non mi permetterei di forzare la mano a interpretazioni di questo tipo, ma questo faceva parte del discorso della pacificazione. Cioè che quello non era un mio nemico, anche se stavamo a tavola, perché alla Camera magari si erano insultati, o in una tribuna politica, quando Paglietta, rivolgendosi al Almirante, con voi i conti li abbiamo finiti nel 45, eccetera. Il dialogo continuava. E in questo c'era concordanza di vedute assoluta tra Almirante e Romualdi. L'Europa era un altro tema che li unificava. Ma non solo, perché noi abbiamo avuto, tra le tante personalità che hanno costellato la storia di questo partito, un gigante come Filippo Anfuso, che fece la rivista Europa Nazione, la cui copertina è da qualche parte qui in questa mostra, ma perché all'Europa credevano ciecamente tutti e due, e quanto lavoravano bene quando erano parlamentari europei, dalla prima legislatura, quella non elettiva da parte del popolo, ma quella di nomina parlamentare,
quanto lavoravano bene Almirante e Romualdi in Europa, quanto si trovavano d'accordo a stare in Europa a dibattere, a discutere con gli altri parlamentari di tutti, assolutamente tutti i partiti. In comune avevano un senso fortissimo dell'etica pubblica, il senso di quella che oggi si chiama con un linguaggio molto abusato, la moralità. E avevano dato vita ad una scuola di partito, che era quella che ha prodotto il Biagio Pace, che ha prodotto il Dino Grammatico. Pensate, non mi stanco mai di ripeterlo, Dino Grammatico è stato assessore all'agricoltura della regione siciliana durante la giunta Milazzo, e quella era una regione, adesso c'ha un po' di industria, allora c'era soltanto agricoltura, quindi Grammatico in realtà era il capo dell'economia regionale. Vi risulta che è stato indagato per qualche ruberia? Vi risulta che ha mal gestito le risorse che l'economia agricola, l'economia rurale di quell'isola aveva messo a disposizione dei cittadini? Noi abbiamo dato come MSI questi esempi alla storia civile di questo paese. Ecco perché Romualdi e Almirante sono non soltanto due giganti della politica, ma sono due grandi eroi civili, perché hanno insegnato, ci hanno insegnato a stare al mondo e a stare in modo corretto, oltre che con la schiena dritta, anche in maniera pulita, senza rinnegare e senza restaurare. Avevano in comune l'idea, un'idea particolare del partito. Il partito, Almirante diceva, era un ordine di credenti. Era una frase che diceva soprattutto a noi di allora giovanotti, adesso non più giovanotti, un ordine di credenti, il partito per il quale il peggiore dei nostri era il migliore degli altri, sempre, sempre, non c'era eccezione alcuna. Ed era quasi un'idea che oggi potremmo definire metapolitica del partito, che era prepolitica, perché era gente che veniva fuori da una storia, come quella che sappiamo, ed era vincolata da un giuramento, da un patto che andava al di là della politica politicante. Non era un fatto di adesione a un partito come può essere oggi, passi da un partito all'altro. Cioè, l'idea delle trasmigrazioni da un partito all'altro, a ridosso delle elezioni, anche le ultime, i giornali sono sbizzarriti, lo sappiamo tutti quanti, nel divertire quanti sono stati i passaggi da questo a quell'altro partito. Ci sono parlamentari che si sono vantati di essere passati, hanno fatto 4-5 passaggi in una legislatura. A quei tempi, che non erano i tempi di Checco e Nina, ma erano i tempi di una politica delle grandi passioni, delle bandiere, del rispetto reciproco, oltre che dell'avversione reciproca, questa robaccia non c'era. E noi abbiamo avuto a capo di questo, di questa famiglia politica, di questo grande ordine di credenti, due personaggi che ci hanno insegnato, come ci ha ricordato Adalberto, ma come diceva Battioni, ripeto sempre queste frasi di Battioni che sono molto importanti. Battioni era, non voglio dire il braccio destro di Romualdi, ma sicuramente era uno molto intimo di Romualdi, e quando scriveva queste cose le scriveva anche perché le sentiva. Avevano un'idea di un partito che era un partito che andava al di là della politica, non era merce di scambio. Ecco perché Romualdi al momento della scissione è rimasto nel partito, lui il presunto moderato rispetto al presunto estremista, tutte vecchie vulgate che non hanno nessuna ragion d'essere ad andare a studiare, a analizzare bene carte, discorsi, opere di questi due giganti. Avevano la stessa idea della nostalgia, no alla nostalgia. Ricordiamoci Almirante che diventa segretario del partito nel 69, a dicembre del 69 fa il comizio al Palazzo dello Sport all'Eur, dopo qualche giorno da Piazza Fontana, e fa l'appello al nuovo linguaggio, con tanto di circolare interna di partito, per ridimensionare tutto lo sbrodolamento nostalgico dietro il quale si nascondevano magari affari di altro tipo, scelte di altro tipo. Era il Romualdi che diceva no alla nostalgia, Almirante che aveva fatto lo slogan nostalgia dell'avvenire, lo slogan più fortunato che aveva fatto. Avevano in comune un'altra cosa, piccola ma grandissima, l'amore per il Secolo d'Italia, del quale sono stati tutti e due direttori,
e tutte e due ci tenevano tantissimo a fare in modo che il giornale del partito fosse un bel giornale, ricco, fatto bene. Poi avevano anche delle sensibilità, come ho detto prima, differenti, e questo non lo si può negare, perché il Padre Eterno ci ha fatto a tutti quanti differenti, non siamo clonati. Per esempio, le differenze, le sensibilità diverse tra loro due erano su due temi, secondo me, questa è la mia opinione, avendoli conosciuti, direi più che bene, sulle istituzioni e sui temi della socialità. Sicuramente Almirante aveva delle sensibilità su questo che Romualdi riversava più volentieri su altre questioni, ma sicuramente non c'era una, come dire, una divergenza capitale tra le loro visioni della politica e dello stare insieme. Tutto questo gli è stato riconosciuto al momento, 30 anni fa, della morte, da tutti gli avversari. Io vorrei ricordare, non a chi naturalmente quelle giornate tragiche le ha vissute in prima persona e le ricorda perfettamente bene, come tanti tra di noi, ma a quelli che per avventura, soprattutto i giovani, non le hanno vissute, le hanno magari sentite raccontare. A rendere omaggio in questa sala, alle due bare che stavano per terra affiancate, sono venuti Giovanni Leone, dico come me li ricordo, Giovanni Leone, Amintore Fanfani, Bettino Craxi, Marco Pannella, Nilde Iotti, Giancarlo Paglietta, il suddetto, venne Ciriaco De Mita, l'inventore dell'arco costituzionale, cioè dalla Convenzione ad escludendum dell'MSI, venne a rendere omaggio ai due che aveva escluso dalla politica italiana, secondo lui. Io non so, nella storia italiana, tra 10 anni, 20 anni, se si parlerà ancora di De Mita, ho l'impressione che si parlerà molto più facilmente di Almirante e di Romualdi. Vennero tanti altri, anche dei partiti più piccoli, vennero del Partito Liberale, del Partito Socialdemocratico, Longo del Partito Socialdemocratico, me lo ricordo perfettamente bene, vennero tanti. Mi ricordo che uno dei più commossi fu Bettino Craxi. E gli si leggeva in faccia proprio l'aria, perché Bettino Craxi aveva stabilito in maniera da poco tempo, diciamo, in maniera veloce, un buon rapporto con Almirante, che non aveva sfociato in niente di costruttivo, ma ricordiamoci quella famosa dichiarazione del 3 agosto alla Camera in cui equiparava tutti i voti senza fare distinzioni di sorta, abbattendo l'arco costituzionale di De Mita, e che fu la benedizione per il viaggio che Almirante fece negli Stati Uniti, avendo tutta la diplomazia italiana a disposizione per poter incontrare i massimi vertici dell'amministrazione americana, non il presidente degli Stati Uniti, Reagan, né tantomeno il vice, ma insomma lì vicino, da quelle parti. E io ebbi la fortuna di accompagnarlo, quindi vidi che cosa quell'incontro con Craxi aveva prodotto. Noi abbiamo a che fare, cioè, con la memoria non soltanto di due personaggi che hanno, come ho detto all'inizio, uno fatto, uno inventato il partito e l'altro fatto il partito. Ma sono due giganti che appartengono alla storia civile di questo partito. Perché la lezione che hanno lasciato è una lezione di coerenza, di dignità, di fierezza. Pensate, l'altro giorno stavo sentendo su Radio Radicale una vecchia intervista di Romualdi, che dura un'ora abbondante, bellissima, in cui racconta lui e il suo passato. Sentire da questo signore che ti dice che lui era il vice segretario di Pavolini, ma Pavolini si occupava in realtà delle Brigate Nere, ma del partito si occupava lui, fa tremare i polsi. Parliamo del Partito Fascista Repubblicano. Noi abbiamo avuto come capi di questo partito, come leader di questo partito, come modelli di questo partito, gente che aveva questa storia alle spalle, ne parlava come se fosse un bicchiere d'acqua fresca. Adesso, a distanza di tanti anni, 30, quanti non ce ne sono più, e in presenza di tutto quello che c'è oggi, ci sembra di aver sognato, ci sembra di avere vissuto qualcosa, dice, ma adesso risvegliati dal sogno della memoria, perché la realtà è tutta un'altra.
Sarà difficile, ma dobbiamo cercare di custodire questa storia, perché questa è l'unica storia dalla quale possiamo sperare ragionevolmente tutti quanti di poter, come l'Araba Fenice, rinascere domani. Grazie. No, volevo ringraziare Rossana Caporilli che ci ha portato oggi due bellissime prime pagine dell'Asso di Bastoni, riferite a due grandi campagne elettorali del Movimento Sociale Italiano. Grazie, fanno parte della nostra storia. L'avvocato Valentino. Io vi ringrazio di essere intervenuti, abbiamo ascoltato parole che ci hanno commosso, che hanno evocato ricordi indimenticabili e che ci serviranno sempre come viatico per affrontare le difficoltà del futuro. Grazie ancora a tutti voi. Saluto all'onorevole Gasparri che è arrivato da Viterbo. Lo voglio salutare io, l'onorevole Gasparri, che è arrivato trafelato da Viterbo, quindi merita un applauso per questa presenza affaticata.